Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo spiaggia vlog. Questo è il secondo tentativo. Chiedo scusa se magari la qualità video non è proprio il massimo. Prima ho fatto il video con la fotocamera dietro e quella che in teoria ha più pixel, però per qualche motivo mi sono semplicemente allontanato di un centimetro, ho cominciato a sfocare e ho fatto 25 minuti di vlog che poi avrei tagliato, ma tutto sfocato e quindi devo rifarlo da capo. Yes! Vabbè, poco male perché almeno mi ha dato l'opportunità di mettere chiare le idee e fare un vlog più corto. Prima cosa importantissima da dire: avrete notato che sul mio canale i video del bidone dell'umido è già da qualche settimana che non escono più. Questo perché? Perché non ho più voglia di fare quel video, perché non so su cosa farli per due motivi. Il primo, come avevo già accennato in un precedente video, avevo notato una carenza di interesse più che altro per quella rubrica, a parte che era il periodo natalizio, quindi tra gli ultimi giorni di scuola, le vacanze, poi che si incontrano parenti, insomma, poi i compiti della scuola, poi finiscono le vacanze, si rientra a scuola, insomma, tutto quel casino là. E di conseguenza, proprio in generale, non era il periodo più roseo per YouTube. Il secondo motivo è perché recentemente mi è arrivato un messaggio da Leon su WhatsApp. Leon, ve lo ricordate, Leon, ok? Che lui era sommerso, è uscito dal canale praticamente perché aveva troppi impegni anche a livello sia di università, che poi in base anche all'università c'erano stage di lavoro che lo mandavano anche fuori dalla Toscana, lo mandavano insomma in giro per l'Italia, e di conseguenza lui mi disse: guarda Brex, io non ce la faccio più essere una presenza costante, quindi sommerso dagli esami tutto quanto, usci dal canale. Recentemente mi ha mandato un messaggio dicendo che stava affrontando gli ultimi esami, si stava riorganizzando. Mi ha fatto sapere entro qualche giorno, quando lui si sarebbe liberato, che mi sarebbe venuto a trovare, e quel giorno registreremo veramente una caterva di gameplay. Quindi per questo non sto facendo uscire niente della rubrica dell'umido, perché sto aspettando che lui ritorni, così diamo una bella botta alla rubrica col suo grande ritorno e ritorneremo a farci tante risate. Ed è per questo che, oltre al fatto che ho notato che ci sono tanti altri iscritti, infatti voglio dare il benvenuto a tutti i Mass Effect fans, benvenuti nella famiglia, che mi piacerebbe insomma vedervi seguire con la stessa attenzione anche la rubrica del bidone dell'umido quando poi ripartirà. Perché questo? Ovviamente non a tutti piacciono i giochi brutti, quindi dico, a me cosa me ne frega di vedere quella roba là. Le persone che seguono Mass Effect lo seguono perché vogliono vedere io come affronto certe circostanze, vogliono ripercorrere le sensazioni e le emozioni che hanno percorso per conto proprio, vogliono, non so, capire, ricordare, conoscere cose nuove, quindi è proprio un argomento che vi tocca nel vivo, d'accordissimo. Quando si tratta del bidone dell'umido invece sono proprio quei 15 minuti di Hakuna Matata totale che servono, sono video fatti semplicemente per staccare la spina dalla realtà e farsi delle risate a più non posso, lasciandosi trasportare da cose veramente fuori di cervello. E chi ha seguito la scorsa stagione del bidone dell'umido con tutta la roba malata che abbiamo trovato sa di cosa stiamo parlando. Detto questo, basta con questo bla bla, già arriviamo a parlare da ciò che avete letto nel titolo, ovvero Falling Sky. Che cos'è Falling Sky? Falling Sky è un argomento che ho rimandato veramente tante volte, perché io veramente tante volte ho voluto parlarne con le persone che mi seguivano. Ho pubblicato giusto di recente qualche foto su Facebook, ma ancora molto vago, non c'è una pagina Facebook dedicata, è ancora molto, diciamo, come posso dire, ancora in cantiere, ok? L'ho rimandato tanto tempo, più che altro per paura, so che è una cosa stupida, ma per paura dei pregiudizi che le persone potrebbero avere. Mi spiego perché, e mi ci metto anch'io nel mezzo, io non è che dico che sono esterno o superiore a questa cosa, mi ci metto anch'io nel mezzo perché anch'io ho provato le stesse cose che hanno provato tutte le tante altre persone. Io sto scrivendo una storia che poi spero di poter realizzarla come un libro e venderla come un libro. E anche se non l'avete detto a voce alta, sicuramente qualcuno di voi, io so già che ha pensato: dai, un altro youtuber che scrive un libro, proprio non la volete capire, non la volete capire, continuate, insistete.
Io so perfettamente che quando arriverà il momento queste saranno le obiezioni con cui mi dovrò confrontare, ma non è tanto questo che mi spaventa quanto la paura di essere relegato alla stessa fascia bassissima di persone che non hanno mai aperto un libro in vita loro e poi hanno sfruttato la loro influenza per vendere qualcosa che alla lettura fa cagare. Maremma impestata. Dicevo prima, io mi metto anche dei panni per l'appunto delle persone che ne hanno le tasche piene di youtuber che scrivono libri, perché io stesso mi sono trovato, vi racconto questo episodio realmente accaduto, che ero in una libreria, trovo lì il diario di Tizio, non faccio nomi, perché avevo già sentito che questo tizio di YouTube aveva scritto un diario e dico, minchia, a me la lettura mi è sempre piaciuta e una storia scritta sotto forma di diario non è una cosa facile, attenzione. C'era una storia che non ho avuto modo di leggere, ho avuto modo soltanto di dargli una sfogliata così, che era diario di un sopravvissuto a un'epidemia zombie, che tu leggendolo ti rendevi conto di come questo sopravvissuto era appunto sopravvissuto agli zombie. La storia era scritta a forma di diario, cioè con la data in cima, e giorno per giorno tu leggevi che cosa ogni giorno questo tizio aveva fatto. Dicevo, non è una cosa così facile realizzarla come scrivere una storia utilizzando il passato remoto, e non è neanche un tipo di scrittura apprezzata da tutti, perché per alcuni risulta abbastanza pesante. Per questo dico, cavolo, una persona con certi numeri su YouTube è riuscita a scrivere una storia sotto forma di diario, minchia, io la stimo questa persona. Vediamo un po', insomma, che prendo questo diario, comincio a sfogliare, prima pagina bianca. Boh, vabbè, ci sono le pagine bianche nei libri, quindi seconda pagina bianca, terza pagina bianca, quarta pagina bianca, dico, maremma cane, ma che sta a fare, no? Che poi è strano perché in cima c'era anche la data, quindi 20 settembre, 21 settembre, 22 settembre, 23 settembre, finché poi non arriva una pagina nera con due battute e delle caselle da barrare. Dopo la realtà mi è arrivata addosso come uno schiaffo. Quel tizio, di cui non faccio il nome, non aveva scritto un diario, aveva fatto un diario di scuola. Allora tu, maledetto imbecille, mi hai preso per il culo tutti. Questo era per dire che anch'io mi metto nei panni di chi ne ha veramente le palle piene di youtuber che scrivono libri. Io non voglio rientrare in quella categoria. E questo non voglio dire che quello che farò io sarà perfetto, assolutamente, io non sono Stephen King, non sono Stephen Hawking, non sono nessuno. Quindi anch'io sbaglierò, soprattutto perché Falling Sky sarà la mia primissima opera. E quando si tratta di una prima opera, non si può certo pretendere un qualcosa di perfetto. Si può soltanto sperare che quella persona, ammesso che la propria prima opera abbia successo, non si faccia montare la testa dall'eventuale successo e quindi continui a scrivere qualcosa migliorandosi, prendendo spunto anche dalle critiche negative di ciò che aveva scritto prima. Questa è la linea teorica come tutti gli scrittori o aspiranti scrittori in erba dovrebbero comportarsi, questa sarebbe praticamente la linea guida, poi c'è chi lo fa e chi non lo fa. C'è un però, chi mi segue già da un po' sa bene che io avevo un primo canale, che poi per diversi motivi complicati, vabbè, ho lasciato perdere, ho aperto il secondo e mi sono buttato sul secondo. Il primo canale io l'ho aperto nel 2008, io sono sulla piattaforma dal 2008, ma la mia passione per la scrittura, per la lettura, per gli approfondimenti o magari anche leggermi vari manuali è iniziata molto prima. La mia prima storia effettiva scritta sulla falsa riga di Final Fantasy VII con elementi del 10, che poi ho fatto leggere anche a diversi insegnanti di lettere, l'ho scritta l'anno prima, l'estate dell'anno prima. Quindi questo per dire che la mia passione per quanto riguarda la sfera della lettura non nasce dopo YouTube, ma nasce prima. Quindi c'ero già dentro prima di YouTube, ok? YouTube è una cosa opzionale che è venuta dopo e poi è cresciuta col tempo. Ci tengo a precisare fin da subito che la mia storia, il mio progetto Falling Sky non è un libro autobiografico, non è
la storia del canale. Non è un libro di cucina, non è un manuale su come migliorare le vostre vite, né tantomeno risolvere il 50% dei vostri problemi, che poi magari arriva il genio e se ne compra due, e non è un libro d'arte. Io sono sempre stato fin da bambino amante della fantascienza e di questo devo ringraziare anche mia madre, perché fin da quando ero bambino è stata proprio lei a introdurmi nel mondo della fantascienza con Star Trek, e da lì poi mi si è aperto tutto il mondo. Ma Star Trek quello vero, non Discovery che fa cagare. Da Star Trek la serie classica a tutte le altre serie e Stargate e Robocop, insomma, poi alla fine ho trovato la mia linea di fantascienza preferita, che è quella dove fantascienza cyberpunk e fantascienza robotico, insomma roba molto futuristica, dove vabbè, insomma, se no qui ci si se non mi perdo, vabbè, insomma, amo la fantascienza, e chi segue i miei walkthrough di Mass Effect lo sa alla perfezione, e anche l'amore che ci metto dietro. E di conseguenza Falling Sky è una storia di fantascienza robotico. La prima cosa che qualcuno potrebbe dirmi leggendo, diciamo, le prime fasi del libro: Vrex, tu hai scritto qualcosa di non originale, qualcosa di già visto. Lo so, io sono il primo ad ammetterlo, ma c'è un motivo. Ho deliberatamente scelto un inizio già visto per dare l'opportunità a chi legge di conoscere i personaggi, farsi un'idea del mondo che lo circonda, come i vari personaggi si rapportano fra di loro, eccetera eccetera. Ma la trama del libro non parte all'inizio, non parte con i personaggi che uno conosce all'inizio, no, quello è un antipasto. La portata principale, ovvero l'inizio effettivo della trama, succede più avanti, dopo qualche capitolo, quando succederà veramente qualcosa che stravolgerà tutto. Ok, siccome sta facendo freddo perché il sole è praticamente si è tuffato nell'acqua, cercherò di concluderla. Falling Sky, come ho detto, è una storia fantascienza robotica, e la storia però non parte con la protagonista, perché appunto il personaggio principale è una ragazza. La storia, proprio il prologo, ho scritto un prologo che farà rendere conto il lettore del mondo in cui si sta per andare a immergere, e io sarei lo scrittore. Vabbè ragazzi, lasciate perdere, quando si parla, cioè il bla bla gio libero, si può sbagliare. Quando tu sei lì a scrivere ci rifletti su quello che dici, quindi non giudicate. Il prologo parla di una persona, siccome a me piace tantissimo stravolgere certi concetti già visti, rivisti, ritritati in molte storie. Nonostante prima ho detto che ho scelto un inizio già visto, ma alcuni concetti, come per esempio un personaggio molto rilevante che comparirà spesso nella storia, è un miliardario. I miliardari, di solito nelle storie, sono personaggi che, avendo tanti soldi, se ne fregano di tutti gli altri. Tipo, stai male? A me cosa me ne frega? Cioè, quello che ha soldi sono io, quello che sta bene sono io. Se io sto bene, a me che me ne frega se te stai male, no? Questi personaggi che diventa un po' lo stereotipo. Nel mio caso, invece, grazie ai suoi successi, ha avuto un'importante influenza anche sull'economia globale, e quindi il lettore si troverà nel futuro in una società abbastanza diversa. Quindi ci sono diversi elementi da dover metabolizzare. Per questo dico che la trama, cioè la storia, non comincia con la protagonista, perché sennò sarebbe un casino. La protagonista fa lì. La protagonista è lì e fa cose. Perché è lì e fa cose? Leggendo il prologo uno lo capisce. E è difficile riuscire a spiegarvi di cosa parli la mia storia senza fare degli spoiler. Come posso spiegarlo? Allora, vi posso accennare quello che praticamente sarebbe la mia ipotetica quarta di copertina. Dico ipotetica perché l'ho buttata giù e poi devo farla leggere a un editore. Se lui mi dice va bene, allora quella sarà la quarta di copertina, altrimenti la dovrò modificare. Comunque, 2173, a 70 anni dal termine della guerra che distrusse Toronto e Chicago, Hand the Runner rimise in sesto le macchine dei nemici, trasformandoli in mezzi di competizione, creando la MCM Combat Operation, una gigantesca multinazionale di intrattenimento a tema scontri robotici con piloti in carne ed ossa. Tutto proseguiva alla normalità fra tornei e campionati, fino a quando il cielo non cadde. Una serie di gigantesche esplosioni disseminate in tutto il pianeta causarono migliaia di morti. Il cielo si oscurò.
Con gran parte dell'esercito decimato, i piloti sportivi rappresentavano l'ultima linea di difesa costretti a un reclutamento forzato per infoltirne le fila. Crimson Arex, abile pilota che fino a quel momento pensava solo a scalare la vetta del successo a bordo del suo mecha, si troverà ad affrontare una crudele realtà lottando per mantenere la lucidità e non essere inghiottita dal ricordo degli amici caduti. Lo so che sembra una cosa spoilerante, ma purtroppo quando uno scrive la quarta di copertina tutte le trame dei libri sono in qualche modo spoileranti, ti devono mettere comunque il dubbio e la curiosità, perché altrimenti la gente non lo comprerebbe il libro. Prendete qualsiasi libro sulla faccia del pianeta, qualcosa ti dicono già, anzi ci sono quelli che esagerano e ti danno un sacco di dettagli dietro, e quindi tu dici sì, ma se mi hai già detto tutto cosa me lo compro a fare il libro? Mo io non so quando la mia storia uscirà, non ne ho idea, è un progetto che è attualmente in corso. Saltuariamente ci sono delle pause perché a volte mi piglia male, non ho più voglia di scrivere, poi dopo mi ci rimetto di buzzo buono, come si dice dalle mie parti. Insomma, ci sono un po' di periodi un po' così altalenanti. E bom. Nel frattempo voglio ringraziare Rei, Asengawa Rei. Vabbè, lasciate perdere che c'è una maglietta di Rei a Yanami, però questa ragazza che si chiama effettivamente Rei. No, non si chiama Rei, Rei è il nome d'arte, però nel senso, Asengawa Rei, che è una mia amica, ed è una di quelle persone che effettivamente se non esistessero andrebbero inventate, un cuore d'oro, che mi sta aiutando a disegnare, anzi sta disegnando la copertina del libro. La voglio ringraziare perché lei, nonostante i suoi impegni, anche lei con l'università è sempre con gli impegni fino in cima a capelli, però ha veramente la pazienza di mettersi lì e ad ascoltare tutte le mie direttive, c'è una cosa che non mi piace allora la rimodifica, insomma grazie, grazie veramente di cuore perché, per la tua pazienza e soprattutto insomma per il lavoro che stai facendo. E non so bene, ripeto, non ho idea di quando uscirà, non posso darvi una stima, non voglio darvi una stima, perché se vi dico uscirà fra 6 mesi e fra 6 mesi non l'ho ancora finito, io faccio la figura dell'imbecille e poi dopo, per non fare la figura dell'imbecille, dovrei dare un'accelerata brusca, e dando un'accelerata brusca insomma dopo io mi impelago da solo in quello che non ho idea di quando uscirà. Comunque quando uscirà lo saprete. Non esiste ancora, come ho detto, una pagina dedicata, niente, sarà cose che vedremo più avanti. Io spero di avervi messo la curiosità, perché è un progetto cui credo, voglio credere, ci credo, e spero che vada a buon fine, insomma che vada a buon fine, che sia un progetto che vada in porto. Insomma, io mi devo togliere da questa spiaggia perché è arrivato il freddo glaciale, quindi noi ci becchiamo alla prossima.